Siamo a Ninfa per la terza tappa del circuito salto ostacoli Fiselazio primaverile e abbiamo qui il vincitore della tappa per la fascia primo grado gold, Mattia Di Federico. Salve, piacere. Con che circolo monti? All'Excalibur. Chi è il tuo istruttore? È Paola Carlucci. Che è anche tua mamma, anche se mamma. Non sbaglio. Sì. Lo sappiamo perché abbiamo intervistato anche tua sorella, che è stata vincitrice di un'altra tappa. Senti, il tuo cavallo come si chiama? È Zamira Rose. E quanti anni ha? È una femmina di 10 anni. E tu quanti anni hai? Io 23 da ieri. Ah, tanti auguri, allora un buon compleanno questo. Senti, come ti sembra il primo anno che fai il circuito, vero? È il primo anno, sì, questo è il primo anno che facciamo il circuito e abbiamo anche partecipato alla tappa dei Casali di San Nicola e questa appunto è la seconda tappa a cui partecipiamo e penso che sia molto interessante anche per, diciamo, promulgare un pochino di più l'equitazione nel Lazio. E soprattutto questo discorso delle interviste è molto utile per avvicinare la gente. Ecco, trovi che questa comunicazione abbia... Sicuramente. Sicuramente il video è il mezzo di comunicazione più incisivo. Appassiona quindi anche seguire un po' tutto l'andamento, il circuito? Credo di sì, assolutamente. Hai trovato dei percorsi più tecnici rispetto a quelli di un concorso normale? Beh, chiaramente rispetto a percorsi di concorsi nazionali di tipo 2, 3, 4 stelle, assolutamente sì. Quindi può essere utile anche per una crescita per una sportiva? Crescita, sì, deve essere, credo, uno stimolo importante. Bene, ci vediamo alla prossima tappa? Penso di sì, vedremo. Grazie, arrivederci a presto. Grazie. Vincitrice della fascia primo grado silver di questa tappa del circuito, Alessandra Macellari, che è un volto noto del circuito già dallo scorso anno. Però ricapitoliamo, Alessandra, con che circolo monti? Crazy Horse. Il tuo cavallo come si chiama? Cresos. Tu quanti anni hai? 25. E lui? 16. Il tuo istruttore? Salvatore Sau. Tu hai fatto l'anno scorso il circuito, se non ricordo male sei campionessa per la fascia primo grado silver dello scorso anno. Quest'anno come sta andando in generale, oltre alla vittoria di oggi? Abbiamo avuto all'inizio un po' di difficoltà con il cavallo per rimetterci un po' insieme, però ultimamente è abbastanza bene. Ho visto dei cambiamenti a livello dei regolamenti buoni, anche il fatto di inserire una 125 con parecchie difficoltà perché i percorsi sono abbastanza tecnici, soprattutto quello di oggi, di domenica, una gara a tempo, buone girate. Mi piace molto di più questa versione di quella dell'altro anno, effettivamente. È una formula più snella e che lascia di più il risultato in sospeso fino alla fine. Sì, è stato studiato? Sì, questo infatti è il fatto che prendono solo il singolo percorso anziché tutta la tappa. Sì. L'hai trovata una buona idea? Sì. E hai notato anche che abbiamo praticamente diviso in due il circuito, quindi ci sarà un campione di questo primaverile, poi si azzera completamente la classifica. Il fatto di azzerare completamente, invece l'altro anno era continuavano con gli stessi punti, no, veramente dà la possibilità così a tutti quanti di poter spiccare in una fascia. Quindi più interessante? Sì. Molto bene. Più interessante. E per quanto riguarda te, la tua crescita? Buona, mi sto mettendo veramente insieme con Cresos, ormai sono quasi 2 anni che lo monto, quindi abbiamo un parecchio feeling, sia a terra che sul percorso. Sei soddisfatta quindi? Sì. Bene, in bocca al lupo. Crepi, grazie. Alla prossima tappa. Sì, ciao. Con la vincitrice della fascia brevetti silver di questa tappa di Ninfa, Chiara Cotini. Chiara, tu hai già vinto un'altra tappa? Sì, l'anno scorso. Io ti conosco. Facciamo un riepilogo. Allora, Chiara Cotini, monti con il circolo? La Zerlina. Il tuo istruttore? Domenico Fedeli.
Il tuo cavallo come si chiama? Lady Bella. Quanti anni hai? Io 12. E il tuo cavallo? 10. Quindi siete due giovanissimi. Senti Chiara, hai già provato l'emozione di vincere, quindi com'è questa volta? È sempre bella, come tutte le altre, come... È sempre emozionante vincere. Sì. Ti sei trovata bene questa volta, in questa tappa? Sì. Sì. I percorsi com'erano? Complicati, però... Ce l'hai fatta? Sì. Il tuo istruttore come ha commentato la tua prova? Bene. Non commenta spesso, però... E di poche parole? Sì. E quest'anno sai che il circuito praticamente si conclude a primavera e poi riprenderà in autunno con un nuovo punteggio, quindi è cambiata un pochino la formula. E che ne pensi? Niente, che proverò comunque a andare bene. Hai intenzione di continuare? Sì. E la prossima tappa? E la prossima tappa cercherò anche lì di vincere, ci proverò almeno. Insomma, sei una garista e hai proprio il gusto di vincere. Brava, a presto allora, in bocca al lupo. Grazie. Ciao. Ed ecco alla fine di questa giornata la SD Ninfa, la vincitrice della fascia brevetti gold, Veronica Lancia. Ciao. Ciao. Sei un volto noto del circuito anche tu. Sì. L'anno scorso l'ho fatto nella fascia brevetti silver, è andata abbastanza bene. E quest'anno sei passata alla fascia superiore. Facciamo un po' di riepilogo, con che circolo monti? Con il K. Il tuo istruttore? Stefano Bellantonio. Il tuo cavallo? Bagao del Poggio Secco. Quanti anni ha il cavallo? 17. E tu? 20. Come hai trovato questo, diciamo, questo nuovo anno di circuito? Beh, secondo me è migliorato molto nel regolamento, in quanto c'è meno tappe ci sono e c'è una differenza minore tra le due categorie, ad esempio la 10 e la 15, la 20 e la 25 e così via, quindi per me è meglio. Quindi migliorato anche nella possibilità di arrivare in fondo sempre con una apertura maggiore rispetto al sistema dello scorso anno. Sì, secondo me attirerà anche più persone, perché alla fine si arriva che sarà ancora più combattuta, diciamo, rispetto all'anno precedente. Sarà tutta da vedere fino alla finale. Come hai trovato i percorsi? Molto carini, tutti e due i giorni. Oggi è stata una giornata un po' dura per il tempo, per la pioggia, ma tu sei stata un po' fortunata, mi sa, vero? Sì, sono riuscita a fare entrambe le gare senza pioggia. Ah, bene. Previsioni, prossima tappa? Ci saremo sicuramente. Bene, allora in bocca al lupo e a presto. Crepi, grazie.